stendono, scende ormai la sera e si allontanano dietro i monti i riflessi di un giorno che non finirà, di un giorno che ora correrà sempre, perché sappiamo che una nuova vita da qui è partita e mai più si fermerà. Resta qui con noi, il sole scende già. Resta qui con noi, signore sera ormai. Resta qui con noi, il sole scende già. Se tu sei fra noi, la notte non verrà. Si allarga verso il mare il tuo cerchio d'onda, che il vento spingerà fino a quando giungerà ai confini di ogni cuore, alle porte dell'amore, vero come una fiamma che dove passa brucia, così il tuo amore tutto il mondo invaderà. Resta qui con noi, il sole scende già. Soffre e spera come una terra che nell'arsura chiede l'acqua da un cielo senza nuvole, ma che sempre le può dare vita. Con te saremo sorgente d'acqua pura, con te fra noi il deserto fiorirà. Con noi, signore sera ormai, resta qui con noi, il sole scende già, se tu sei fra noi, la notte non verrà. Sei fra noi, la notte
dovuta grazie all'eremo di Padre San Guglielmo adesso. Sì. Nell'antichità venne qui, che non c'erano tutte queste strade, non c'era tutto l'asfalto, tutti questi mezzi di trasporto. Sì. Salì a piedi come eremita per trovare illuminazione dal Signore, insomma. Uh-huh. È venuto qua su questo posto, si è innamorato e piano piano ha iniziato a costruirsi un piccolo rifugio tra le montagne. La sua unica compagnia erano gli animali, tant'è vero che lui è rappresentato con una statua in bronzo. Sì. Con un lupo. Sì. Che rappresenta un po' anche l'Irpinia, il lupo. E la comunità del posto ha saputo di questo eremo che veniva da fuori, questo padre Guglielmo, e hanno incominciato a portargli roba da mangiare e lavorare insieme a lui per costruire la prima chiesa per i fedeli, riprendendo tutte le tradizioni. E da allora è uscita poi questa famosa iuta di Montevergine, che sarebbe la salita di Montevergine, folcloristico, perché poi allora si ballava e si mangiava durante la strada, perché dovete rendervi conto, veniva gente da Napoli, da Salerno, da Baiano, con i cavalli, con i carretti. E piano piano questo padre Guglielmo si è diffuso in tutta la zona, e così col tempo poi si è ingrandito, sono aumentati i religiosi, proprio perché qui è tutta una zona di contadini, e quindi con una preghiera che i loro raccolti, i loro sforzi durante l'anno, che qui c'è un clima molto severo, molto mite in inverno, che sia il raccolto sia sempre buono. E così la venerazione alla Madonna, e piano piano col tempo è uscito questo splendido santuario, venerato anche da tutto il mondo. Grazie e vi salutiamo. Vi saluto a tutti. La voce di Maria dentro l'anima mia, come un balsamo scende sulle ferite e le porta via. La voce di Maria, dolce melodia, che ci porta al cuore, sempre di più nel cuore di Gesù. Le mani di sopra l'anima mia, santa benedizione, la sua protezione per la vita mia. La voce di Maria, le mani di Maria, suo sorriso dolce che ci fa cantare. Di Maria, lo sguardo di Maria.
sciogliendo il gelo e se lo porta via. L'amore di Maria, dolce poesia, che sussurra il cuore sempre di più il nome di Gesù. Alla Madonna del Monte Vergine, che la Madonna ci aiuta, ci benedica e ci guida nei nostri passi di ogni giorno. Io vi saluto tutti da Monte Vergine, Ave Maria.